Sono ormai 3 mesi che sto utilizzando ogni giorno la Sony A6700. Le cose però non sono andate esattamente come pensavo. Ciao, sono Mariano di videozappo.com. Ti ho già raccontato come e perché ho acquistato la nuova fotocamera mirrorless APS-C di Sony. Oggi voglio condividere la mia esperienza a relativamente lungo termine per evitarti qualche grattacapo. Questo video non è sponsorizzato, ho comprato la Sony A6700 con i miei soldi. Questo video, come tanti altri, è possibile grazie al supporto di tutti gli iscritti al canale, ma soprattutto degli abbonati al canale YouTube o alla mia community. Trovi tutte le informazioni nella descrizione qui sotto. Cominciamo col capire come è fatta questa macchina fotografica. In questo video ti parlerò poco delle specifiche della A6700. Le trovi ovunque, anche nei video che sono stati pubblicati appena la macchina è stata introdotta sul mercato. Ci concentreremo di più su quegli aspetti dove l'esperienza d'uso, dunque i 3 mesi durante i quali l'ho utilizzato ogni giorno, pesano di più. Esternamente la macchina non è molto diversa con tutto quello che comporta dalla vecchia serie 6000. L'impugnatura è bella comoda, un pochino più abbondante anche della A6600 che l'ha preceduta al top delle mirrorless APS-C di Sony. La batteria è quella grande che su questa fotocamera dura davvero tantissimo. Troviamo uno slot dedicato per la scheda SD, che dunque si è spostato rispetto alla posizione che occupava vicino alla batteria. Il display posteriore è completamente articolabile, questa è una novità per la serie A6000, e il viewfinder sono di buona qualità, migliori di quelli che avevo sulla A6400. In particolare il viewfinder è comodo, si vede piuttosto bene anche con gli occhiali, non devi stare sempre a spostarti per cercare di vedere tutto quanto. Non è nulla di eccezionale se vai a guardare i numeri, però la differenza rispetto alla serie precedente è ben visibile. Troviamo le porte per microfono esterno e cuffia. E poi c'è l'HDMI nel formato piccolo, lo spazio era indubbiamente poco. Questo connettore è estremamente fragile, ma in ogni caso è un compromesso che ritengo fosse necessario. Comodissimo il selettore per passare dalla modalità foto a quella video o alla SNQ, dunque allo slow motion o alla fast motion, che ti permette anche di separare completamente la macchina fotografica dalla videocamera per quanto concerne le impostazioni. Una cosa che io apprezzo tantissimo anche sulla A7 IV, che è la macchina che mi sta riprendendo in questo momento. Per quanto riguarda i controlli sulla parte posteriore della fotocamera, le cose sono cambiate poco. Il pulsante F on io lo utilizzo per attivare il tracking, che trovo sia il suo uso più comodo. Manca un joystick per spostare i punti di messa a fuoco. Le novità più interessanti della Sony A6700 sono all'interno. In particolare c'è il nuovo sensore da 26 megapixel, lo stesso che troviamo sulla FX30. È un sensore stabilizzato ed è molto più veloce del precedente sensore da 24 megapixel, che in realtà ha resistito davvero per tantissimi anni all'interno della serie 6000. Le sensibilità native sono 200 e 400 ISO se scatti in RAW, se utilizzi picture profile, in particolare l'S-Log o anche gli HLG, ma il semplice S-Cineton, queste sensibilità native cambiano. L'autofocus è quello nuovo che abbiamo visto sulla A7R5, con l'intelligenza artificiale. Devo dire che funziona in maniera assolutamente esemplare, riconosce una grande varietà di soggetti, è preciso, affidabile, veloce e spesso e volentieri aggancia ai soggetti quando tu ancora neanche ti sei accorto che c'era qualche cosa di simile nella inquadratura. Dalla A7R5 arrivano anche due funzioni molto interessanti, ovvero la possibilità di impostare in posa B tempi più lunghi di 30 secondi e di stabilire quali siano questi tempi in maniera estremamente accurata, e questo fa sì che la mancanza del contatto per un controllo remoto non sia un problema così tanto sentito quanto ad esempio sulla A7C, dove invece questa possibilità non esiste e, parentesi, potrebbe serenamente essere aggiunto via firmware, cosa che in realtà non sta succedendo. Un'altra funzione ereditata dalla full frame A7R5 è la possibilità di scattare per il focus
stacking, ovvero di cambiare la messa a fuoco, la distanza di messa a fuoco di un intervallo prestabilito, e questo ti permette di realizzare con una sola pressione del pulsante di scatto tutte le foto necessarie per ottenere appunto un fuoco stacking. Il menu è quello nuovo di Sony, con in più la schermata home, che è disponibile soltanto in pochi modelli ma è estremamente comoda, in particolare per il video, dove, come ti ho accennato, troviamo tutti i nuovi profili e i nuovi codec a 10 bit in 422, e questo rende utilizzabili in maniera assai proficua anche i profili più piatti come l'S-Log 3. È presente l'S Cineton, una delle ragioni principali per cui ho comprato questa fotocamera, che ti permette di praticamente utilizzare le riprese così come escono dalla fotocamera. Con questi nuovi codec possiamo girare video a 25 e 50 fotogrammi al secondo praticamente senza crop, il crop è microscopico. A 100 fotogrammi al secondo questo crop diventa estremamente pesante, perché rinunciamo all'oversampling, che invece è presente nel 25 e nel 50p. Abbiamo la funzione Clear Image Zoom di Sony, presente ormai da tantissimo tempo sulle fotocamere del marchio, ma che in questo caso ci consente comunque di utilizzare l'autofocus con tutte le sue funzioni, e questa è un'altra delle possibilità che mi ha convinto ad acquistare questa fotocamera, perché rende un obiettivo prime come quello che sto utilizzando a tutti gli effetti un obiettivo zoom. Per quanto concerne il video, e con il piccolissimo, direi microscopico, compromesso qualitativo legato all'utilizzo del Clear Image Zoom. È presente, oltre alla stabilizzazione meccanica del sensore, anche l'Active Stabilization, e questo ti permette praticamente di girare video a mano libera anche con focali relativamente lunghe. Ma veniamo al punto centrale di questo video, cioè come mi sto trovando con questa macchina fotografica ibrida. E questo ibrida è un po' il nocciolo della questione. Io ho acquistato la Sony A6700 perché mi interessava per i miei tutorial. È piccolissima, la batteria dura tantissimo, posso utilizzare il 25 o il 50p, dunque lo slow motion che spesso uso per il b-roll, e posso farlo senza introdurre crop. Il 11 1,8 Sony, questo obiettivo qua, è perfetto per il mio lavoro. Tutto l'insieme è davvero microscopico qua. Una volta che hai girato questo paraluce vedi che insomma occupa praticamente lo spazio di un obiettivo full frame. La qualità del video è elevatissima, anche perché il rolling shutter di questo sensore da 26 megapixel è decisamente più ridotto di quello dell'A6700 che sto utilizzando in questo istante e che utilizzavo per girare i miei tutorial. L'Active Stabilization dal canto suo mi aiuta di nuovo moltissimo nel girare a mano libera. L'S Cineton, che mi permette di prendere la scheda, iniziare a montare e non fare color grading, dunque andare molto veloce con le produzioni di YouTube. Insomma, le caratteristiche che mi interessavano c'erano tutte. Poi però Viltrox mi ha inviato un paio di obiettivi da recensire, uno in particolare, questo qua, il 27 f1.2 e il 75 f1.2. dunque, per recensirli li ho montati sulla A6700 e ho iniziato a far foto con questa combinazione, prima col 75 e poi con il 27 che è successivo. E con questi obiettivi mi è cambiato un po' l'approccio a questa A6700, perché ottieni un look da full frame, una qualità praticamente da full frame. Certo, sono un po' pesanti rispetto a quella che è la filosofia del sistema, ma rispetto ad una A7IV con le ottiche Tamron che utilizzo normalmente, comunque a me dava più soddisfazione, anche perché questi obiettivi hanno di tutto, tasti, ghiera del diaframma, tutte cose che a me piacciono da morire. E dunque ho iniziato ad utilizzarla anche per far foto, e devo dirti la verità, mi sto trovando almeno altrettanto bene che con il video. È stata una piacevole sorpresa. Perché sto insistendo così tanto sugli obiettivi? Perché secondo me sono il punto chiave anche per confrontare la Sony A6700 con le mirrorless APS-C della concorrenza. Ci sono i Viltrox di cui ti ho parlato, per carità, ma ci sono tantissimi altri obiettivi disponibili per Sony E-mount. Se non vuoi un look da full frame, puoi scegliere delle ottiche estremamente compatte come il nuovo zoom di Sigma, se vuoi
con il look da full frame ci sono comunque i Prime, sempre di Sigma F1.4, prestazioni eccellenti dal punto di vista ottico, magari manca qualche funzione per quello che riguarda diaframma o pulsanti sull'obiettivo, ma in ogni caso la qualità è ottima. Ci sono poi i Tamron, anch'essi compatti, relativamente economici e di ottima qualità. L'immensa quantità di ottiche manuali di piccoli produttori cinesi, c'è veramente di tutto. L'unico sistema che secondo me si avvicina per varietà di scelta a quello di Sony è il Fujifilm, e qui il paragone con la XS20 recensita sul canale, link in descrizione, ritengo che sia necessario perché sono due fotocamere posizionate molto vicine da un punto di vista economico e anche di funzioni. In estrema sintesi, per i dettagli ti invito a guardare la recensione della XS20, trovo che la Sony abbia il grosso vantaggio dell'autofocus e del tracking nel video. L'autofocus di Fujifilm è migliorato tantissimo, ma quello della XS20, per quanto estremamente affidabile, non è affidabile quanto quello di Sony. Il confronto con le mirrorless di Canon è un po' più difficile, perché è vero che Canon ha realizzato delle ottime fotocamere mirrorless APS-C, ibride con caratteristiche eccellenti o di costo piuttosto contenuto, ma poi sono inserite in un sistema dove le ottiche sono davvero pochissime e quelle di qualità in realtà non ci sono dedicate al sistema APS-C. Oltretutto, Canon ha impedito lo sviluppo di ottiche di terze parti e questo ne limita fortemente, a mio avviso, l'utilizzo. Per quello che riguarda invece Nikon, magari i corpi APS-C non saranno proprio il top delle prestazioni, ma quantomeno potrebbero in un futuro essere disponibili delle ottiche di terze parti. Un pensierino ce lo puoi fare. Al momento attuale ritengo che l'unica concorrente della Sony A6700 sia la Fuji XS20. Nikon e Canon sono inserite in sistemi che, per quello che riguarda la scelta delle ottiche, sono troppo limitati. Per parlare di prestazioni, stiamo utilizzando l'11mm f1.8 con il Clear Image Zoom alla sua massima estensione e il filtro ND di KNF Concept che utilizzo, te ne ho parlato anche in uno short qua sul canale, fa parte, diciamo, del kit che utilizzo per girare i video. È un kit di ND fissi, ma magari se ti interessa approfondire l'argomento fammelo sapere nei commenti qui sotto. Ti dicevo, prestazioni: dalla mia community puoi scaricare le immagini di esempio con la ISO Ramp e guardare con i tuoi stessi occhi. A mio avviso oggi la differenza di prestazioni è più sulle funzioni accessorie e non sulla qualità dell'immagine. Se guardo il confronto diretto tra le immagini scattate con la A6700 e la A6400, che è un sensore più vecchio di 10 anni, io faccio fatica a vedere una differenza. Magari se scattassi esattamente la stessa foto e le guardassi una accanto all'altro riuscirei a vedere una differenza, magari anche con una discreta facilità, ma se io guardo le mie vecchie foto d'archivio e quelle della A6700 non vedo questa differenza che mi fa dire oddio, questa è la mia nuova macchina. Questa cosa te la puoi scordare. Il fattore principale, non mi far dire l'unico, che influenza la qualità dell'immagine è ormai la dimensione del sensore e di conseguenza il rapporto segnale-rumore. Tutto il resto si gioca su quello che c'è intorno, come viene processata l'immagine, la velocità dell'autofocus, l'elettronica che c'è dietro e di conseguenza la velocità, la reattività del sistema e così via. Non farti ingannare dal fatto che trovi la Sony A6700 perfetta per le mie necessità. Non è una macchina priva di difetti. Prima di tutto è bruttina, dalla sua categoria trovi fotocamere decisamente più sexy. È comunque un aspetto soggettivo. Più sul concreto, la mancanza del connettore per il telecomando può essere un problema, così come quella del joystick per l'autofocus. Il tracking va molto bene, ma il joystick può essere necessario. Raffica e buffer non sono di certo al top. Tutto questo messo insieme fa sì che se dovessi fare fotografia sportiva forse non sceglierei questa Sony A6700, che comunque per autofocus tiene il passo con qualunque sport, ma magari il buffer non è alla stessa altezza. Mancano delle modalità video che sono presenti nella FX30 e in realtà condividono la stessa elettronica, dunque non c'è una
apparente motivo per cui questo debba succedere, il problema del surriscaldamento cui ti ho già accennato. Insomma, ci sono svariati aspetti da tenere in considerazione prima di scegliere questa fotocamera. E tutto questo ci porta a valutare a chi è adatta la Sony A6700, e io direi prima di tutto a quei videomaker che fanno anche foto, dunque a chi ha la necessità di una macchina fotografica ibrida. La presenza del viewfinder rispetto alla FX30 può essere una grande discriminante per scegliere la A6700, proprio perché per fare fotografia è una comodità immensa. Secondo me è adatta anche a quei videomaker o fotografi che apprezzano il formato APS-C per qualche motivo, che sia la compattezza o, nel caso dei videomaker, il fatto che è il formato del cinema praticamente dalla notte dei tempi. E sicuramente ai content creator, perché è una macchina compatta, di eccellente qualità, molto facile da utilizzare. Ma qua il dubbio se scegliere la Sony A6700 o la Fuji XS20, secondo me, va analizzato un pochino meglio, e principalmente quello che ti invita a riflettere è sul tuo futuro, ovvero in casa Sony la Sony A6700 rappresenta il top di gamma, non ci sono corpi con prestazioni superiori a meno che tu non passi all'offerta full frame. In casa Fujifilm le cose sono parecchio differenti, perché sopra la XS20 troviamo tanti corpi, ciascuno specializzato in un'attività specifica, ma in ogni caso con prestazioni decisamente superiori, e questo potrebbe farti pendere nella direzione della XS20. Io credo che sia un po' l'aspetto cruciale. Considera anche che la Sony A6700 ha un prezzo che sconfina in territorio full frame. Ti lascio nella descrizione qui sotto il link per controllare prezzo e offerte attuali, ma in ogni caso parliamo di una cifra che si avvicina a quella delle full frame più economiche. In particolare considera che sono appena arrivate sul mercato la Sony A7C2 e la A7CR, ma in particolare la A7C2 ha fatto scendere il prezzo della Sony A7C. È una fotocamera full frame che ha praticamente la stessa dimensione della Sony A6700, ma un sensore che è grande il doppio. E se ricordi, avevamo detto poco fa che la dimensione del sensore è il fattore che più di ogni altro influenza la qualità dell'immagine. Per cui con la discesa del prezzo, specialmente sul mercato dell'usato, della Sony A7C, a mio avviso è un modello che va preso in seria considerazione. L'ho recensito sul canale, ti linko il video qui accanto, dai un'occhiata a questa recensione. È un apparecchio con i suoi difetti, ma che ti garantisce davvero delle ottime foto. Io ti ringrazio per aver guardato questo video, dammi una mano col canale, metti un bel like, iscriviti o abbonati al canale per non perdere i prossimi video, condividi questo video, ma soprattutto ricordati, non smettere mai di imparare. Ci vediamo nel prossimo video.